Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Raffaele Sollecito. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. La presento come, con parole un po' dure, come ex mostro del delitto di Perugia, quello di Meredith Kercher. Purtroppo. E lei ha raccontato la sua storia in questo libro. Che, ecco, che vediamo inquadrato adesso, pubblicato da Longanesi, Un passo fuori dalla notte. Buonasera Paolo Crepè, psichiatra e sociologo, e buonasera a Milano Gherardo Colombo, ex magistrato. Buonasera. Allora, ingegnere Sollecito, la chiamo ingegnere perché lei si è laureato mentre era in carcere, e quindi la possiamo chiamare ingegnere. Nel marzo scorso lei è stato definitivamente assolto dall'accusa di aver ucciso Meredith dopo 5 processi, 4 anni di carcere, 8 di indagini e dibattimenti. Secondo lei giustizia è fatta? Sì, secondo me giustizia è fatta. È fatta nel modo completo, nel senso che si è arrivati all'obiettivo di determinare appunto la mia estraneità e innocenza per questo orrendo reato. E il problema è che sono passati 8 anni per definire ciò che era definito già da molto prima, perché gli errori che sono stati nelle indagini che sono stati fatti in questo caso purtroppo hanno portato una dilatazione mostruosa dei tempi. Quindi c'è stata una vera e propria battaglia per poter far vedere quello che ormai si pensava che sarebbe stato occulto per sempre. Lì in questo ci hanno giocato purtroppo anche i media. Sollecito, ma Meredith ha avuto giustizia? Meredith, secondo me, in questo caso ha avuto giustizia perché secondo me il responsabile è detenuto. Perché non dimentichiamoci che esiste Rudy Ghedè, che è detenuto in carcere con una sentenza definitiva. Che però è stato accusato e condannato per concorso in omicidio. Beh, questi diciamo, dettagli legali li può spiegare meglio il professor Colombo, ma di fatto la sentenza definitiva di Ghedè non parla di altre persone, si dice nella sua sentenza che eventualmente si dovrebbe vedere se esistono altri correi nel delitto, ma eventualmente, quell'eventualmente non significa che ci siano realmente. E oltretutto il suo processo è stato un processo a parte, una cosa che io non ho mai condiviso sinceramente, però l'iter giudiziario a un certo punto i giudici hanno deciso di concedere a lui un rito abbreviato e a me e a Amanda Knox abbiamo fatto un processo a parte, quindi ci sono stati due processi paralleli che vertevano su un fatto unico. Quindi, questa cosa, ripeto, io non l'ho condivisa, però i fatti sono quelli che questi inciampi del sistema giudiziario hanno portato a un risultato che poi si è polemizzato tantissimo su queste frasi usate dalla Corte di Cassazione nel caso di Ghedè, in cui si diceva che eventualmente bisognerebbe valutare se c'erano altre persone coinvolte. Di questo e di molto altro subito dopo la pubblicità. Allora, ingegner Sollecito, lei dice che c'è un colpevole per la morte di Meredith Kercher, che è in prigione, Rudy Ghedè, che è stato condannato per concorso in omicidio. Voglio interpellare subito, e lei specificava che eventualmente, quindi non è detto che ci fossero altre persone. Esatto. Quindi è chiaro, Colombo, e poi chiedo anche a Crepè. Sì, è chiaro. Cioè, è chiaro quello che diceva Raffaele Sollecito, l'ingegner Sollecito, certo. Crepè, giustizia è fatta, secondo lei? Beh, non so. Sì, beh, per una parte, certamente, indiscutibilmente.
per quella parte reale poi, perché visto che due persone innocenti sono state scagionate giustamente, rimane una domanda, anche perché quell'eventuale in realtà praticamente è probabile, non è eventuale, nel senso che quell'omicidio per come è stato compiuto, eccetera, eccetera. Ma questo solleva tutta una serie di problemi legati a tante cose che non sono state fatte nell'immediatezza dell'evento, purtroppo, e sono state fatte tante altre che hanno confuso il quadro probatorio e che ha creato una serie di cose. Poi naturalmente c'è stato anche di mezzo un'accusa ad una persona che non c'entrava niente da parte di Amanda, che ha creato un ulteriore sconcerto sia nell'opinione pubblica che credo. A proposito di questa cosa, la Cassazione nell'ultima sentenza è stata molto molto diretta in quello che ha descritto, ha parlato di un'estrema fretta nelle indagini, la fretta che hanno avuto gli inquirenti, da quello che ho vissuto, secondo me ha portato proprio a questo tipo di errori, nel senso di dare credito a una ragazza ventenne americana che non parlava per niente l'italiano ed era in mezzo, parliamo di confusioni varie nell'ambito dell'interrogatorio, indagine e quant'altro, più mettiamoci il fatto che non sono stati fatti di subito i rilievi sulla scena del crimine, più il fatto che si stava prediligendo una pista piuttosto che un'altra, e tutta questa confusione ha portato poi agli errori che, appunto, a cui si riferiva Crepè. Ecco, ma sollecito, perché la famiglia Kercher dice che non si sa la verità e quindi non ha avuto giustizia Meredith? Guardi, io personalmente non posso capire che cosa significa perdere una figlia, però io ho perso mia madre quando avevo 21 anni. E so il dolore che ho provato, so che cosa significa dover affrontare quel dolore e nonostante non puoi tornare più indietro. E posso garantirle che in questa vicenda le cose sono abbastanza chiare. Oltretutto non esiste una traccia, una come una, nella stanza del delitto che sia diversa da una traccia del Ghedè. Cioè nella stanza del delitto dove ci sono solo le tracce di Rudy Ghedè, ci sono solo soltanto tracce di Rudy Ghedè. Adesso non voglio addentrarmi negli aspetti delle indagini piuttosto che del delitto in sé, perché in mezzo a questi 8 anni tra virgolette mi sono preso un'altra specializzazione volendo parlarne, nel senso che confrontandomi con tantissimi avvocati, consulenti e persone addette ai lavori, appunto professionisti, ho approfondito molti aspetti che, oltretutto, di cui mi dovevo interessare per forza, perché si trattava della mia vita, quindi ero più che interessato a cercare di capire che cosa stava succedendo. E in questi aspetti, ripeto, non voglio proprio entrare nel merito delle indagini, però ci sono svariati dettagli che, come appunto ha detto prima il professor Crepè, sono stati completamente sorvolati. Hanno quindi fatto tanti degli errori, sono tanti stati errori. Fatti. Però dall'altra parte ci sono anche delle certezze biologiche, no, poi questa storia fantascientifica di lasciare il reggiseno della vittima per alcuni giorni o addirittura settimane. 49 giorni mi sembra, no? 49 giorni. 49 giorni, cioè una cosa. Se mi ricordo bene dalla sentenza. No, è stato assurdo. Colombo. Sì, a me così interesserebbe molto parlare proprio della vita di Raffaele Sollecito in questi 8 anni che sono il tema centrale del libro. È molto importante così evidenziare tutto quel che nelle indagini ha portato poi la Corte di Cassazione nell'ultima sentenza a rimarcare le manchevolezze, gli errori, tutto quello che non è stato fatto è stato fatto in modo impreciso, in modo, secondo la Cassazione, trascurato, per esempio
sono stati, non, sono sta, no, non è stato possibile entrare nei computer perché sono stati, è stata bruciata la memoria, appunto quel tempo intercorso tra il momento della commissione del delitto e la repertazione del reggiseno, il fatto che i guanti fossero contaminati dal loro uso ripetuto nel reperatare cose diverse, tutte queste cose le dice. Ma a me piacerebbe, cioè io leggendo il libro sono rimasto colpitissimo, oltre che da questo, anche da quegli 8 anni che ha passato Raffaele Sollecito, 4 dei quali in carcere, in custodia cautelare, e cioè una parte consistente anche senza che esistesse la sentenza di primo grado. Ecco, comunque... Colombo, scusi se sì. La interrompo un attimo, siccome lei sta parlando e anche da ex magistrato, allora le vorrei chiedere, la vicenda di Sollecito è il caso... di un processo difficile, ma insomma, tutto sommato che rientra nella normalità della giustizia italiana, o è un caso di mala giustizia? Vede, io per quello mi tornerei alle motivazioni della sentenza definitiva di Cassazione. Ecco, allora aspetti che le leggo, tra le varie frasi della Cassazione, sì. Si trova... Che la Cassazione parla di clamorose defiance, amnesie investigative, colpevoli omissioni di attività d'indagine. Quindi è un caso di cosiddetta mala giustizia. Sì, è un caso in cui la giustizia indubbiamente non ha funzionato come avrebbe dovuto funzionare. Questo credo che sia indubbio. Se noi leggiamo la sentenza e vediamo quel che dice la sentenza, lo dicono i giudici, non è necessario che lo dica io. Io posso, avendo letto la sentenza, dire che dicono così e che da quel che la sentenza descrive, ci troviamo di fronte a una situazione del genere. Ecco, allora però ci troviamo di fronte al problema di... Cosa succede a qualcuno come Raffaele Sollecito, che è stato dipinto per anni come un mostro, come il mostro di Perugia? Per liberarsi di questo peso enorme, Raffaele, basta una sentenza o un libro? Non lo so che cosa basta, sta di fatto che per me questi 8 anni sono stati troppi per arrivare a un risultato che era già nelle carte sin dai primi mesi. Questo... Per me la cosa assurda è che la cosa che mi fa ancora male e mi fa veramente tribolare nel profondo è il fatto che una cosa del genere può capitare a chiunque. 8 anni per far uscire fuori una sentenza che descrive esattamente quello che è successo, ma che mentre succedeva comunque ci sono stati tutti sotto gli occhi dei riflettori, e farlo uscire adesso dopo 8 anni... Significa che io ho dovuto subire un silenzio forzato, nel senso che nessuno mi ascoltava, per anni. E non ho potuto reagire in nessun modo a questo sopruso che mi ha completamente distrutto la vita. Adesso io non so che cosa ci vuole per riuscire a, in qualche maniera, a recuperare qualcosa del pregiudizio che è stato spiattellato ovunque sulla mia immagine, di quello che hanno violentato della mia esistenza, della mia vita privata, anche descrivendomi come un personaggio, come una persona che in realtà non sono. Ma però questo pregiudizio lo senti ancora oggi? Beh, le persone che non seguono molto i giornali o comunque non hanno grande interesse nella vicenda giudiziaria in sé, si sono basati soltanto su quello che hanno visto i primi giorni. Per loro quel giudizio che c'è stato nei primi giorni, le ricordo le prime pagine dei giornali che mi titolavano come il diavolo veste Prada, o piuttosto il mostro, la coppia assassina che non ha nessun rimorso nel baciarsi in pubblico, queste stupidaggini mi hanno condizionato l'esistenza, perché da quel sono state spiattellate in tutto il mondo. Infatti non esiste, cioè forse pochi paesi al mondo perché ha avuto un'eco internazionale, esatto. Come forse in pochi Amanda paesi al Knox mondo. Fu imputata con certo, lei in pochi americana. Paesi del mondo posso muovermi senza che non mi riconoscano, e questa cosa
ha un suo peso. Io adesso ho scritto un libro prima di tutto per rendere giustizia a quella che è la realtà. Aspetta, adesso perché ci arriviamo, certo, al libro, però vorrei interpellare il dottor Crepè, perché le chiedo come si fa a tornare a vivere dopo essere stato additato come un mostro? Beh, per fortuna Raffaele è giovane, non sarà facile. Purtroppo per lei ci sono state una serie di coincidenze che hanno fatto sì che questa terribile vicenda di Perugia sia stata immediatamente mediatica. Eravate due bei ragazzi. Il fatto che la ragazza fosse una giovane studentessa americana, c'era una serie di si andava a scavare sul passato di lei, sul passato suo, cioè, non sto giustificando minimamente questo, sto dicendo che i media facilmente poi creano, perché poi c'è un'attenzione, se lei avesse avuto la mia età, probabilmente l'attenzione mediatica sarebbe stata molto di meno, così come è avvenuto per tanti altri delitti che poi si sono stemperati. Ancora oggi, stasera, prima della trasmissione, ho visto tanti fotografi. Lei è molto noto, purtroppo per lei, quindi deve fare una sorta di retromarcia verso l'anonimato, occuparsi di tutt'altro, non sarà facile, però io penso che tra qualche anno poi, insomma, i media costruiscono e poi svaniscono anche abbastanza rapidamente, però ci sono stati 8 anni. Sollecito e poi Colombo. Posso. Sì. Sì, no, scusi, prego, sollecito. No, dicevo che quello che hanno fatto i media è stato, come ha detto la stessa Cassazione, hanno dato manforte a quelli che sono stati gli errori, perché ovviamente, come si può presumere, nel momento in cui c'è l'uomo in divisa che fa un errore e comunque è convinto dei suoi errori, che io dico che non è così, che sono imputato, nessuno mi ascolta, comunque mi mettono tanto lei ha sul piano una sorella B, che era nell'arma dei carabinieri, sì, no? Esatto, che è stata anche non è che se n'è andata, l'hanno licenziata. L'hanno licenziata perché si batteva perché emergesse la sua innocenza, no? Ovviamente aveva diverse discussioni con i colleghi, però lei fu licenziata alla termine del periodo di prova, fu licenziata soltanto lei e un'altra nel periodo di prova che aveva tentato il suicidio con la pistola di ordinanza, quindi siamo in un caso molto particolare. Colombo, ma il ruolo dei mezzi di informazione ovviamente è stato cruciale anche in questa vicenda di Raffaele Sollecito. Beh, certo, per trasformarlo in un mostro indubbiamente è stato cruciale, il che pone una questione a livello culturale che riguarda il rispetto delle persone anche da parte dei media. Cioè, se esistesse una cultura diversa, un modo di intendere diverso le relazioni, non succederebbe. Raffaele Sollecito, che è stato 4 anni in prigione, in attesa della sentenza definitiva, doveva essere anche per i giornalisti quello che dice la Cassazione. La Costituzione. In qualche misura questi argomenti mi prendono molto emotivamente, perché è un punto veramente cruciale del nostro stare insieme, significa tantissimo. Allora, quel che dice la Costituzione, che nessuno può essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva. Invece molto spesso i media cosa fanno? Considerano colpevole una persona quasi il giorno prima che si verifichi il delitto, immediatamente dopo che si è verificato il delitto. Nel caso di Raffaele Sollecito ha comportato battersi su due fronti, quello giudiziario e quello mediatico, no? Sì, esatto. Ed è stata una battaglia assurda, perché oltretutto nella stragrande maggioranza dei casi noi vediamo che sia le vittime che i presunti imputati, carnefici, quello che sia, stanno in silenzio, ma non perché qualcuno glielo impone, ma perché nel dolore di affrontare
da una parte o dall'altra una situazione di questo tipo, si cerca di riservarsi le energie per la battaglia legale. Però in questo caso io mi sono sentito in dovere di dover affrontare questa cosa anche dal punto di vista mediatico, perché stavano facendo passare un messaggio totalmente deforme e distorto rispetto alla realtà. Il problema di quello che hanno fatto i media sul mio caso mi spaventa, perché chissà quanti altri casi ci sono in cui hanno trattato le cose nello stesso modo, focalizzando l'attenzione non tanto sul processo, perché io molto spesso ho visto la TV, non si parlava mai di quello che succedeva in udienza, si parlava del taglio di capelli piuttosto che della maglietta, piuttosto che se ha guardato, se io e Amanda Knox ci siamo guardati o meno, cioè cose che non hanno nessuna attinenza sulle responsabilità personali. Se potesse tornare indietro, c'è un errore che non rifarebbe, qualcosa che non rifarebbe? Sicuramente ero molto più ingenuo. Anni fa ero estremamente più ingenuo, mi sono fidato a 360 gradi di chi, degli addetti ai lavori, di chi ha, quindi delle forze di dell'ordine, polizia, delle forze dell'ordine, infatti, dei magistrati. Infatti, come ho scritto anche nel libro, io e Amanda Knox siamo stati gli unici che non hanno avuto un avvocato sin dalle primissime battute, dai primissimi giorni di questo processo. Tutti gli altri, anche se con un alibi di ferro, innocente e quant'altro, hanno sentito subito la necessità di farsi difendere da un avvocato. Anche lei l'aveva chiesto, no? Però non le hanno consentito di chiamare né questo suo padre in questura, né ma dopo all'inizio. Giorni. Io parlo proprio dall'inizio, appena hanno riscontrato il delitto e l'omicidio, tutti gli altri ragazzi, diciamo le ragazze che abitavano nella casa dove è stato consumato il delitto, più i fidanzati, i conoscenti e quant'altro, si sono subito presentati in questura insieme a un avvocato. Colombo, sì. Quindi diciamo che intanto Sollecito si chiedeva quanti altri casi come il suo ci saranno, che è una domanda inquietante. A me ne vengono in mente, no? Di casi di persone che sono state messe in prima pagina come mostri e proprio due giorni dopo, tre giorni dopo sono stati estromessi completamente dalle indagini. Mi ricordo una vicenda che si era verificata in Brianza, in Lombardia, c'era una persona immigrata che è stata immediatamente accusata di aver ucciso, dove era successo? A Erba, mi sembra, i nomi non me li ricordo più, di essere scappato, credo, in Tunisia Quindi questo pone il problema del chi deve pagare? Quando la giustizia sbaglia? Quando la giustizia sbaglia. Attenzione, perché è necessario verificare che sbagli. Noi adesso stavamo parlando dei giornalisti, è il problema della stampa, dei media. No, stiamo parlando magari, anche della giustizia. E magari finiamo il discorso della responsabilità, perché anche quella, no? Della responsabilità dei media, e entriamo nel tema della responsabilità dei magistrati, e non soltanto dei magistrati, della polizia giudiziaria e così via. Chi deve pagare? Certo, secondo me... pagare è un termine che a me non piace. Devono esserci delle conseguenze per gli errori, no? Perché non è che sia una cosa su cui si mercanteggia, no? Devono esserci delle conseguenze. E allora chi Nel ha fatto un errore? Nel caso di Sollecito, cosa dovrebbe succedere secondo lei? Io ho letto la sentenza della Corte di Cassazione. Ho potuto vedere quel che dice la Cassazione. Credo che ci saranno, dovranno esserci delle procedure che accertino concretamente la responsabilità dei singoli, no? Delle singole persone. Spero che ci siano, perché è necessario. È no? necessario. Però, è... attenzione... Sì, non tenendo... vogliamo fare di tutta l'erba un fascio. Sì, e... No, attenzione, no, tenendo anche conto che si possono commettere, e questo lo dico per la stampa, lo dico per i magistrati, lo dico per tutti, a prescindere da questo caso concreto,
che è necessario, giusto, verificare. No? Sì, sì, verificare. Sì, siamo molto, però, siamo garantisti, no, in questo paese, credo, anche beh, su, volte su questo tanto, fronte cioè, abbastanza. Visto che era sbatti il mostro in prima pagina, sa, io credo invece che aspetta il nostro un attimo paese, che volevo sollecito, volevo intervenire. Sì, no, questo. Dicevo, vedendo quella, diciamo così, gli occhi della gente, i commenti e quant'altro, ci sono, l'opinione pubblica non è così garantista ed è l'effetto che ha sui giornali, cioè i giornali vengono influenzati dall'opinione pubblica e i giornali influenzano l'opinione pubblica. C'è una fetta. I giornali vengono influenzati però anche dal lavoro delle forze inquirenti, esatto, e delle forze, esatto, giudicanti, no? Certamente, però c'è tutto un giro un po' particolare che poi alla fine crea una lobby di, chiamiamoli forcaioli, che diciamo così, una fetta un po' triste della. Mi dica solo se chiederà un risarcimento alla giustizia italiana? Guardi, io non mi occupo proprio di questo argomento. Il suo avvocato, i miei legali decideranno esattamente come procedere. Ma lei vorrebbe un risarcimento anche in termini di denaro? No, io quello che voglio è riavere la mia immagine, la mia vita così come sono, non così come mi hanno descritto. Ma potrebbe servire anche avere un risarcimento economico? Io voglio soltanto che la verità sia chiara a tutti. Perché vivere nella consapevolezza che un domani un mio amico, piuttosto che un mio figlio, un mio nipote, una persona a me cara, possa in qualche maniera entrare in questo strano ingranaggio da cui è quasi impossibile uscire, per me è qualcosa che non mi fa dormire la notte. È un incubo. È un incubo vero e proprio. Lei si sta raccontando un incubo che Raffaele Sollecito ha raccontato anche in questo libro, dove racconta sì la sua storia, ma non solo. Sentiamo Paolo Pagliaro. Il racconto di Raffaele Sollecito, a lungo colpevole del più atroce dei crimini e infine innocente, si conclude con 7 pagine di ringraziamenti. Ci sono gli avvocati, capitanati da Giulia Buongiorno, e per ringraziarli tutti ci vogliono 2 pagine. Ci sono i tecnici e i periti, i familiari, la compagna, gli amici che non hanno tradito, come quelli del bar Ragno d'Oro, del collegio, del giornale cittadino La Piazza, come il musicista che per Sollecito ha composto una canzone, o come i vecchi insegnanti. C'è poi l'elenco di chi non solo gli scrisse, ma venne anche a trovarlo in carcere. Ci sono i sacerdoti che lo confortarono, gli amici che lo ospitarono nei periodi trascorsi in libertà tra un processo e l'altro, i professori che gli consentirono di laurearsi mentre era detenuto, immerso nel degrado delle carceri italiane. Sono ringraziamenti doverosi, perché non è stato semplice in questi anni parteggiare per il mostro. Quello così cinico da scambiarsi un bacio con la sua ragazza davanti alla villetta dove poche ore prima era stato trovato il cadavere di Meredith. Così depravato da aver visto un video porno, così schiavo della droga da aver fumato uno spinello. La gente, scrive Sollecito, aveva cominciato a scagliarsi contro di me con una violenza che non ha alcun senso e deriva solo dall'ignoranza, dalla propensione ad accogliere come se fosse verità assoluta l'informazione che passa attraverso la televisione e i giornali. Adesso che è tutto finito, ora che la Cassazione ha assolto l'ingegner Sollecito, definendo clamorosamente superficiali e inattendibili le indagini sul delitto di Perugia, l'ex mostro chiede di poter finalmente parlare e chi leggerà il libro scoprirà che merita di essere ascoltato. Sollecito, le posso chiedere se lei se la sente di giurare sull'innocenza di Amanda Knox? Giurare? Io giuro su me stesso. Ovviamente sono estremamente in disaccordo su qualsiasi ipotesi che si possa formulare della colpevolezza di Amanda, però ovviamente non posso giurare su altre persone. Questo non lo farei, forse lo farei per i miei genitori, ma per altre persone no. Senta, Amanda, come sappiamo, è tornata negli Stati Uniti e dopo aver guadagnato milioni di dollari, anche scrivendo un libro, adesso fa la giornalista a Seattle. Voi non avete più niente da dirvi?
Non, cioè, nel senso, siamo in buoni rapporti, qualche volta ci siamo sentiti, dopo l'ultima sentenza mi ha chiamato il telefono di casa, per esempio, e ci siamo salutati, ma sono comunque rapporti, diciamo così, saluti saltuari, una piacevole conoscenza è rimasta, perché d'altronde io l'ho conosciuta solo per 5 giorni prima del delitto. Quindi è stata veramente una parentesi della vita che poi si è trasformata in un incubo. Ma questa parentesi non è che mi porta in qualche maniera a dire o a proteggere, come qualcuno gli è venuto in mente, la figura di una ragazza di 20 anni che comunque è innocente dati i fatti. Cioè, lei ha dormito con me. Lei quella notte, come io ho descritto nel libro, Sì, ha dormito con lei, lei si è addormentato, poi in realtà quando si è svegliato non sa bene cosa è successo nelle ore notturne, no? Perché... Sì, ma alla fine io semplicemente ho detto che ho dormito, Sì. però non è che sono successi stravolgimenti nella mia vita o in quelle ore. Solicitore, voglio chiedere, lei nel frattempo si è fidanzato con una ragazza che si chiama Greta, pensate di fare dei bambini? Guardi, io sulla mia vita privata preferisco non lasciarla in mano No, ma alla sa perché glielo televisione e ai chiedo? media. Sa perché lo chiedo? Perché scusa, adesso siamo in chiusura e mi chiedevo se un giorno lei avrà dei figli, come racconterà la sua storia, quello che le è successo ai suoi figli? Io voglio insegnare, vorrei insegnare, se avessi dei figli, vorrei insegnargli soprattutto a non giudicare. Vorrei insegnargli che cosa significa il rispetto dell'altro. In particolar modo io sono rimasto molto toccato, questo lo dico in chiusura, però l'avrei voluto dire prima, da una lettura che ho fatto di un libro abbastanza famoso del professor Colombo, che ha toccato dei temi riguardo alla detenzione che a me stanno molto a cuore perché li ho approfonditi con diverse riflessioni che ho fatto durante questi anni. Si ricorda come si chiama il libro? Come si No. chiama Colombo il libro? Rapidissimamente, che siamo Credo chiusi. che sia il perdono responsabile. Sì, Il perdono il perdono responsabile. responsabile. L'ho letto tutto d'un fiato e mi sono saltato molto l'attenzione su questi suoi dettagli, però ha approfondito in maniera molto dettagliata tutti i temi che riguardano la società, il rispetto delle regole, ma soprattutto quella che è cosa bisogna fare nel momento in cui una persona sbaglia, come la società deve reagire a questo, che non è una punizione, ma su questi argomenti non posso ormai dilungarmi, però ho veramente apprezzato moltissimo la lettura del E libro. questo merita un'altra discussione, Colombo, quello sul carcere, quanto serve, a cosa dovrebbe servire. Certo. Però adesso io devo chiudere, quindi ringrazio Gerardo Colombo, ringrazio il dottor Crepè, ringrazio lei Raffaele Sollecito, le faccio tantissimi auguri per la sua Grazie vita e ricordo mille, grazie a che... lei anche. Con grande piacere l'abbiamo ospitata e ricordo con piacere il suo libro che si chiama Un passo fuori dalla notte, edito da Longanesi, sottotitolo Tutto quello che non avete mai immaginato di me. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Giovanni Floris al suo di martedì che come sempre avrà la copertina di Maurizio Crozza. Noi ci vediamo domani come sempre, arrivederci.